Ciao a tutti, sono felice di essere qui oggi a fare questo video. Annuncio che ho deciso di ricominciare a fare video. Mi mancava tanto fare video, sinceramente. Il problema è un po' che lo sanno, cioè veramente lo sa solamente Patrizia perché non faccio più video. Però vorrei ringraziare veramente tutte quelle ragazze che mi hanno scritto, specialmente Patrizia. E Martina mi è stata veramente tanto vicino, mi scrive sempre, mi manda sempre messaggi per sapere come sto, se sto bene, se sto male, quando torno, che mi aspetta. Veramente molte, molte ragazze mi hanno scritto, sono veramente molto felice di questo. E niente, questo sarà il video mensile, ce n'è per tutti i mesi, dovrebbe essere in collaborazione con Misa, però Misa non mi risponde più, non lo so. Comunque sia, vi lascio ugualmente il suo link giù nell'info box. Misa, se ci sei, rispondimi perché ti scrivo e non mi rispondi più, non capisco perché. Comunque, incominciamo subito con le domande. Canzone preferita del mese? Canzone preferita del mese è questa dei We The Kings e si chiama Say You Like Me. Insomma, fa così. Poi, profumo preferito è ancora quello dello scorso mese, cioè Hypnotic Poison. Film preferito. L'altra sera con il mio ragazzo ci siamo messi a guardare Sex and the City, sia l'uno che il due, e devo dire che mi è piaciuto veramente molto, quindi penso che sia tutti e due Sex and the City. Sì, fanno molto ridere. Poi, accessorio è questo anellino che mi regalò il mio moroso tipo 2 o 3 anni fa, solo che mi dispiace che sono state via le perline. Però è l'accessorio del mese. Scuola, lavoro, purtroppo sono ancora disoccupata. Ah no, ho saltato una, relazione. Relazione tutto bene. Poi cibo. Cibo non lo so, sinceramente. Tutte le volte col cibo faccio fatica perché non è che mangio sempre la stessa cosa. Quindi non lo so. Scarpe. Le scarpe sono sempre le stesse che ho fatto vedere nel primo video. Trucco preferito, devo dire quello che indosso ora, perché non ho moltissimo voglia di truccarmi in questi giorni, questo mese comunque. Semplicemente, infatti si vede anche, vabbè, sulle ciglia finte, cioè, lo stacco si vede, ma fa lo stesso, non mi importa. Metto semplicemente le ciglia finte, rossetto oppure fondotinta, però senza stare a mettere 30.000 ombretti, metto semplicemente le ciglia finte. Pettinatura preferita, capelli sciolti, lisci, normali. Doccia time, partiamo dal bagno schiuma. Questo mese sto usando questo della Palmolive, sempre se si dice così. Con olio, no, con oliva e latte idratante. Così, insomma, questo qui. È veramente molto buono, infatti mentre mi lavo sento proprio che mi lascia la pelle morbidissima. Buono. Shampoo, il mio solito della Garnier, buonissimissimo. E balsamo, sempre lo stesso, sempre questo. Poi, dopo Doccia Time c'è smalti. Lo smalto è questo di Kiko, che è il numero 303. Ovviamente non si vedrà una cippa di niente qui, però spero. Tipo, è un beige, dunque, facciamo di capire io come ci tengo le unghie, è quello che indosso ora, quella minima parte che forse riuscirete a vedere. Devo toglierlo, lo so, faccio schifo. Poi, parola del mese. Non c'è una parola del mese. Non lo so, io dico sempre cin cin der, perché
Perché qui su YouTube c'è una ragazza che come saluto dice Cin Cin Dare, qualcosa del genere. E boh, forse Cin Cin Dare. Lo so, è strano, non so cosa voglio dire. Poi, figura di merda del mese. No, dovete capire che io quando sono stata al Cosmo, prof non l'ho detto, ma ho fatto due belle figure di merda. La prima, ero in Chinatown, stavo camminando con mio moroso, guardavo tutte le loro cinesate. E praticamente cosa succede? Io sto camminando, quando si esce dal capannone c'è tipo un coso che così, no? Per scendere, messo giù di così. Io non l'ho visto. Adesso rido, ma che figuraccia. C'era tipo un foglietto, qualcosa, tipo pubblicità per terra. Mica vero che io ci vado a scivolare sopra e cado per terra in ginocchio? Ma dite, ok, in ginocchio, ma tipo in ginocchio però a gambe aperte. Tipo, sono girati tutti a guardarmi e io sono rimasta lì. Non ho fatto nemmeno in tempo a capire cosa era successo. Tipo, ero per terra e ho detto, ma sono caduta? Poi mi alzo tutti che mi guardano. Che figuraccia. Però vabbè, adesso rido, ci rido su, cavoli suoi. La seconda figura di merda è sempre al Cosmo Prof. Praticamente il mio amoroso mi prende sempre in giro perché dice che ho la gobba. Non so se si vede, ma non è che sono dritta qui, non sono drittissima. Si nota appena appena faccio così, ma non è la gobba, non lo so, è un osso che ho qui, devo farlo vedere. E praticamente lui me lo stava toccando, no? Lui fa, sì, ti tocco la gobba che porta fortuna. Io, dai, toccamela, toccamela, bravo. Si gira uno, tipo, io, tuo Dio, pensava altro, cioè toccamela, toccamela. Io pensavo, insomma, logico, sto parlando di mio moroso, toccami la gobba. Questo qua si è girato tipo quattro volte a fissarci, ho detto, la schiena, toccamela, mica qualcos'altro. Proprio mi fissava, ma io che ne so che questo qua va a pensare chissà che cosa, ce l'ho davanti, eravamo sulle scale mobili, questo qua mi tocca la schiena, ho detto sì, toccamela, bravo, così ti porta un po' di fortuna. Solo che questo qui davanti ha capito chissà che cosa, infatti sono rimasta lì, mentre stavo andando via, ho detto la schiena, cioè non pensare chissà che cosa. Che cazzata. Cosa più bella e cosa più brutta del mese? Cosa più bella di marzo, c'è stato il Cosmo, però la prima volta che ci andavo, mi è piaciuto tantissimo. Cosa più brutta del mese? Non posso dirlo, sono cose mie private. Commenti del mese, commenti del mese. Dove ho fatto il video praticamente che dicevo che magari non sarei tornata per un po', non l'avrei fatto per un po' video. Praticamente in tante mi avete scritto, dai, torna, non fare così. Adesso sto qui a elencare i nomi delle ragazze che mi hanno scritto sotto quel video, che quelle ragazze si meritano tutta. Tutta cosa si meritano di essere nominate, ecco, perché mi ha fatto veramente molto piacere. Certe invece che magari io pensavo fossero le prime a scrivermi, manco c'erano per la mente di scrivermi. Infatti, vabbè, allora mi ha scritto E Jonas 91. Spero che si legga così, se no I Jonas 91, non lo so. Un bacio, Daisy Auri. Un bacio anche a te, sempre se si legge così, scusami. Che lei sì, mi commenta quasi sempre. Poi mi ha scritto Principessa Nutellosa. Un bacio. Io mando baci a tutti. Patrizia, Pink Lipstick Vlog, andate sul suo canale, è bravissima con le unghie. E poi sta facendo dei vlog bellissimi perché è stata dove è stata? Tenerife? Sì, a Tenerife. E ci sono dei posti magnifici, andate a vedere i suoi video che sono bellissimi. Poi Marti Akamiharu. Andate anche, spero di aver detto il tuo nome giusto, Martina, Martia Kamiharu, ma un nome un po' più facile, scherzo, un bacio bella. Poi, mi ha scritto, guardiamo, 10 11 07 XS, anche lei fa tutorial bellissimi, un bacio. Poi mi ha scritto Blue Rose 26071967, che è stato uno tra i primi a scrivermi sotto i video. E insomma, grazie che mi segui sempre. Poi chi è che mi ha scritto ancora? Guardiamo. 2601 Fragolina. Martina, grazie, veramente ti voglio bene virtualmente perché sei stata una tra le ragazze che mi ha scritto di più per sapere come sto, se sto tutto bene, se va tutto bene. Veramente, grazie di cuore.
Poi mi ha scritto Selene Ninfe. Selene Ninfe. Come si dice il tuo nome, cara? Io non... Allora, leggo come c'è scritto. Selene Ninphe. Yeah. E poi che mi ha scritto ancora? Basta. No! Mi ha scritto Jessie89, molto carina. E Magic Malika, che mi scrive sempre anche lei. Un bacio a tutti, un bacio a tutti, un bacio a tutti. Tutti veramente stramega gentili. Infatti nemmeno mi aspettavo che qualcuno mi scrivesse. Invece tutti veramente molto gentili. Sono veramente felice. Poi, siamo arrivati a iscritti del mese. Gli iscritti del mese sono, se non erro, 327. Foto del mese, non ce l'ho. Grazie a tutti, veramente. Ora torno a fare video. Purtroppo non riuscirò a fare tutorial, mi dispiace, per vari motivi. Però tornerò a fare video vlog. Non si dice video vlog, infatti mia morosa mi bacchetta sempre, si dice vlog. Se no sarebbe video, videolog. Quindi vlog e basta. Tornerò a rifare dei vlog se vi interessano. E niente, vi mando un grosso bacio a tutti. Sono veramente felice di essere tornata. Diciamo che era un periodo abbastanza, no, ero un po' triste. Mi sono sollevata un po', grazie a tutti che mi avete scritto. Sono veramente contenta. Un grosso bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!